Quindi cerchiamo di far partecipare anche le altre persone, cerchiamo di coinvolgerle, cerchiamo in qualche modo di tirarle in mezzo a noi. Sì, dica. Guarda, vai là dove c'è quel cartellone verde, c'è Piero, con la tuta vecchia dei rubatari. Oh, lo consumate sto sindaco! È un piacere! Guarda che sta fuori! Buonasera! Ciao! Vai, vai! Adesso devono ciao! Qualche maglia, vediamo Nicola Ciavarella, già campione italiano nel 98 di maratona. Riesco a vedere anche Vincenzo Falco, io mi scuso con tutti quelli che non conosco. Sono 9 della CDR. Bravo Marco! Spenderanno quelli che non ho citato, però noi ci faremo perdonare con un applauso per gli amici che stanno passando, bravi, ma ci vediamo tra un po'. Ferrara è ancora squalificato? Ma altri 8. Nicolelli! E adesso... Vai Ferdinando! Più nutrito e più folto. Bravi a tutti! Guarda qua! Salutiamo Alessandro Zanone! È messo salto! Guarda il Duvaletti! È più veloce di pizza vera. Davanti a Massara. Sono un po' più di 11 minuti, non ho preso il tempo esatto, poi andremo dai cronometristi per un riferimento. Vediamo anche Mimmo Massari, un altro bel antidoto oggi, la maratona italiana. Eccola qua. Dei primi anni, Carmelo Arcieri, CDR Boccheretto, Moreno Graziano. Questa è la seconda. Foglia. Sta ricominciando l'attività, atleta nazionale di altissimo valore, che ha avuto dei problemi fisici, e Laura Fornelli, la terza atleta femminile in questo momento. Cappuccin, abbiamo visto prima della Cappuccin del Custorino, un altro atleta della Trentina Comunque. Vai via Costa Pici! Grazie! Per cortesia con le bici, grazie, fuori dal percorso. Proviamo a far sentire il nostro calore agli atleti che hanno già corso 4 km. Questo è il male! Però tutto il mondo. Siamo bravi, fatto questo primo giro all'interno del Parco del Valentino, gli atleti si portano su Corso Caioli, che questa mattina alle 8 alcuni volontari avevano già verificato in maniera impeccabile. Lungo un po' Diaz attraverseranno Piazza Vittoria nella parte bassa, c'è più col nome delle vie perché si allontaneranno dal Parco del Valentino. Ok, mi dicono, mi suggeriscono la quarta atleta femminile per l'Atletica Saluzzo, Valeria Armone, atleta di Torino. Grazie. Valerio. Andate in Francia per sempre. Se allargate un po' di più al centro della strada riusciamo a vedervi nelle foto e a stilarvi bene. Il sindaco me lo dice.
lo sto aspettando anch'io. Paolo, Ale, bravo! Forza signora! Sì, siamo a circa 3200 metri del percorso. Vediamo una massa sempre più grande che cresce. Bravi a tutti. 36. No, 37. Vi ricordiamo che questa è una delle città in cui ricorre la 25esima edizione di Vivi Città, 25esima edizione, molto partecipata. Lasciamo un po' di spazio per gli atleti che stanno arrivando. Noi vi chiediamo questa cortesia per fare in modo che le foto vengano con una prospettiva migliore. Se vi allargate verso il marciapiede, ci guadagniamo tutti, grazie. Vincenzo, guarda che è Franca che ciappa. Noi stiamo aspettando il passaggio. Top tier. Quindi quando passerà questo pettorale numero XY non Z? Non ha tante cifre, ne ha una sola? Ale Beppe! Speriamo, se non ha piegato il pettorale. Stavo accennando al monitoraggio di questa manifestazione perché da due anni la WISP nazionale ha messo su il progetto di manifestazioni ecosostenibili e impatto ambientale vicino allo zero, perché anche le manifestazioni sportive producono inquinamento. Infatti i nostri bicchieri saranno totalmente biodegradabili, come l'acqua non sarà imbottigliata in bottiglie di plastica ma sarà direttamente dalle condutture, e poi tutti noi dobbiamo cercare di dare una mano all'ambiente cercando di essere più sostenibili, cioè ecosostenibili, di quanto ci è possibile. Consideriamo che anche i shopper sono biodegradabili, tutto. La carta utilizzata per quanto era possibile è carta riciclata. E in alcuni città hanno iniziato a sperimentare il trasporto pubblico per cercare di far muovere i turisti non con i mezzi propri. Io non l'ho visto, però dovrebbe già essere passato. Anche i volontari sono riciclati, credo. I volontari sono riciclati, che riciclano con voglia e con piacere tutti gli anni, perché comunque è sempre un piacere essere qui con voi. Soprattutto i due speaker, che qualcuno pagherebbe per mandarli via. Sì, sì. Ma c'è già gente che mi ha offerto dei soldi per farmi il metro, perché... Ale, Nevio! Resto Nevio! Bene. Si vede che... è arrivata prima, sono partito male. Allora, come è andata la corsa? Bene. Bene. Tutto è arrivata? Quinta. È andata bene per la prima, è andata bene per la quinta. Tutto è arrivata? Settima. E come è andata? Direi che è stata una bella corsa, è stata benissimo, non c'è, no, è stata una corsa bene. Bene, su questo. Bene, bene, non è stata divertente, è stata bene, è stata divertente anche. Ma non dirla meno di 5. Stancante? Ale, Alice, presidente, abbiamo fatto due posti, certo che l'abbiamo di fronte. Ultimo giro! Una ritirata. Come sta? No, sta arrivando. L'altro non bene. È qua. Onestamente. Ah beh, hai fuggito. Ciao Sergio! Belli. Anche una bella nuova. Al nostro primo cittadino. Strano che ti prendono ancora un certo. Potevamo anche essere un po' più calorosi, eh. Silvana! Silvana! Forza Silvana, c'è qualcuno che ti... Ah, capito. Ma lui non c'entra in questa campagna elettorale. Signora Saporito! Lui corre in compagnia qua. E corre anche un po' da solo. Scusa, vorrei ricordarti che non sei stufato. Certo, qualcuno ha aggiunto purtroppo. Vabbè, non importa.
Voi siete secondo me esordienti maschili, non so perché. Siete? Allora. Esordienti maschili. Sì. Facciamo una cosa, mentre applaudiamo quelli che passano, andiamo avanti con gli esordienti femminili per trovare la passella salendo sul palco. Incominciamo con le prime tre con le medaglie d'oro. Le prime tre. E secondo me se ci spostiamo un po' tutti in qua. Ancora Atletica Pinerolo tre falli, Baudan Bruna. E per la quarta il nome esatto. Le calde! Ale Salvatore! Ale Ciava! Ale Nicola! Ah, Picco! Ale, ciao! Bravo Picco! Poi c'è Prendi! Ale, vai, vai, vai! Argenio! Ale Francesco! Ciao Franco! Ale, sono i primi quattro maschietti di oggi della 25ª edizione della pubblicità. Vai Enzo!